Dovrei sbatterti fuori casa. Ma forse è questa la mia debolezza. Io vedo solo il ragazzo. Non l'uomo. Dormi sul divano. Ascolta, perché non vuoi capire? Tu sei come un padre per me. Sei l'unica persona al mondo che abbia mai amato. Chi ho mai potuto amare? Chi? Un padre ubriacone che mi sbatteva sempre al muro. Una madre che non aveva le rotelle a posto. Il più delle volte nemmeno mi riconosceva. Ecco perché venivo qui da te, perché tu eri gentile con me, mi parlavi, mi facevi mangiare, ti prendevi cura di me. Ernest. Ernest, tu sei mio padre. Ora riconosco il ragazzo di un tempo. Il ragazzino che aveva tante paure. Riposati. Riposa tranquillo. Chi c'è là fuori? Lei chi è? Un amico, signor Vollmer. Un amico? Lei ha bisogno di amici, di alleati. Scenda, signor Vollmer. Venga giù, dobbiamo parlare, lei ed io. Salve, signor Vollmer. Chi è lei? Come ha saputo dov'ero? Ho semplicemente seguito le sue lacrime, signor Vollmer. Ha detto che voleva parlarmi di qualcosa. Infatti, è così. È di lei che voglio parlare. E delle cose in cui lei crede, che sono le stesse cose in cui credo anch'io. Il suo successo, signor Vollmer, sarà il mio successo. Vada avanti. Bene. Prima di tutto, è importante che lei impari come si articolano le dinamiche della folla. Come si cattura la gente, signor Vollmer? Come la si coinvolge? Come si fa a farla sentire parte di sé? Io non lo so, come? Deve unirsi ad essa, signor Vollmer. Unirmi ad essa? Certo. Quando parla alla folla, le si rivolga come se lei ne facesse parte. Deve usare il suo stesso linguaggio, allo stesso livello. Renda l'odio delle persone il suo odio. Se sono povere, parli loro di povertà. Se hanno paura, parli delle loro paure. E se sono arrabbiate, signor Vollmer, se sono arrabbiate, dia loro qualcosa da odiare. Ma ricordi, la cosa che è alla base di tutto, signor Vollmer, è che quella folla deve diventare un'estensione di lei stesso. Dica loro cose come questa. Ci chiamo.